della domanda presentata in maniera molto, anche molto faraginosa. I consigli dell'ordine probabilmente questo fanno. Però ci sono appunto delle eccezioni, questo va tenuto in considerazione perché le eccezioni poi si possono estendere a macchia d'olio. C'è un problema di spese, come dico, che se questo gratuito patrocinio non arriva a essere concesso nei termini di legge, che sono 10 giorni dalla presentazione, poi portano al fatto che il richiedente deve comunque sostenere l'onere materiale del contributo unificato, che come dicevo è molto alto, ma c'è un problema poi di fatto che molti colleghi mi hanno rappresentato e che è una questione che tocca il secondo argomento, cioè quello della deontologia professionale. E cioè, noi sappiamo perfettamente, io sono più che consapevole perché faccio molto lavoro con persone disagiate economicamente, italiani o stranieri, quindi poco importa, quanto difficile sia ottenere una liquidazione e ottenerla in tempi umani, in tempi non biblici, non di 5-10 anni. E allora, voi capite che la categoria degli avvocati, che non è proprio una categoria di filantropi, si trova in una certa difficoltà a accettare, soprattutto coloro che hanno più persone richiedenti asilo, per esempio in questo caso, che sono ammesse al gratuito patrocinio, per cui molti avvocati fanno loro stessi, sono di ostacolo alla presentazione di una richiesta di questo genere, cioè chiedono soldi magari pochi ma subito rispetto ai giusti che verranno liquidati successivamente. Oltretutto giusti, ma spesso anche qui ci sono differenziazioni molto notevoli tra tribunale e tribunale, ci sono tribunali che hanno tariffazioni di un certo genere, diciamo remunerative, minimamente remunerative, e altri che sono quasi infamanti nei confronti dell'avvocato, perché se l'avvocato deve fare quel lavoro che sovrapporsi a quel lavoro che Giorgio Dall'Amico vi ha detto e deve farlo, cioè un lavoro di documentazione, un lavoro di colloquio, un lavoro di assistenza veramente serio, quel lavoro non è certamente retribuito dalle tariffe del gratuito patrocinio. Questo è fuori di dubbio. Nessun tribunale potrà certamente retribuire, perché non conosce nemmeno la difficoltà e la serietà di un lavoro fatto in questi termini. Cioè, esula completamente, purtroppo esiste una idea ormai molto diffusa, a cui gli avvocati hanno secondo me dato grandissimo adito, mi scuso con i colleghi presenti, ma che è quello che l'avvocato sia un rapace, e quindi per esempio in penale, purtroppo è una questione a cui noi abbiamo dato grande spazio, perché ce ne sono tanti colleghi che, come vi diceva, hanno questo tipo di atteggiamento. E questo atteggiamento si paga anche in questi casi qua. E chi lo paga poi? Non lo paghiamo tanto noi, lo pagano i richiedenti asilo, perché poi non è che lo paghiamo noi, lo pagano loro. Quindi c'è questo problema. Poi ci sono queste differenze che vi dicevo da tribunale a tribunale. Per dire, il Tribunale di Torino non concepisce, mi dicono i colleghi, che non concepisce la ammissione in appello, cioè quindi rispetto alla decisione di primo grado, non accettano il gratuito patrocinio in appello, in impugnazione, mentre Roma, per esempio, mi dicono, e non so bene, ma una collega a cui ho chiesto espressamente, che sta facendo un po' una specie di ricerca nazionale per conto dell'ASGI, che è l'associazione a cui faccio riferimento, l'associazione studi giuridici sull'immigrazione, ha fatto un po' di ricerche e ha visto che sembrerebbe che Roma sia invece di manica più larga e quindi accette automaticamente sulla base del, evidentemente forse dell'articolo 75 del decreto del testo unico sulle spese di giustizia, che come dicevo ha l'idea di un'ammissione che vale in tutti i gradi di giudizio. Ci sono, quello che è triste è che poi questa situazione si esplicita poi in una serie di escamotage che anche gli avvocati fanno per pagare di meno, per esempio mandano il ricorso alla sezione famiglia perché così magari non sempre viene richiesto il contributo dovuto, quindi cercano di agire in modo da ottenere un vantaggio anche diciamo di tipo economico per il proprio assistito, però voi capite che questo è anche triste da un punto di vista anche della nostra professione, no? Oltre tutto il resto.
Credo che manchi completamente un organo che sovrintenda al gratuito patrocinio, alla questione del patrocinio speso dello Stato. Questo vale anche per quello che non riguarda ovviamente i rifugiati, ma certamente nella categoria più vulnerabile di tutte, che è quella dei rifugiati o dei richiedenti asilo, questo sicuramente pesa in maniera significativa. Tra l'altro, così, en passant, questa procedura riguardante l'asilo è molto differente, per esempio, da quella che invece viene concepita, è stata concepita dallo stesso legislatore per le espulsioni, per esempio. Quindi si crea anche una disparità per cui nelle espulsioni c'è un certo tipo di ammissione automatica al gratuito patrocinio con certi vantaggi, mentre invece nel caso dei richiedenti asilo, categoria forse più delicata e più meritevole anche in qualche modo di attenzione, tutto questo non c'è. Brevissimamente, quindi chiudo molto velocemente su questo, brevissimamente un punto, ho detto molto sulla questione diciamo deontologica. Io sono un avvocato un po' anomalo, nel senso che non sono molto così corporativo, non amo pochissimo la corporazione degli avvocati. Credo che però davvero quello che cozza di più contro un lavoro ben fatto sono i tempi molto lunghi, che l'attenzione e l'umiltà, secondo me, che l'avvocato deve mettere nel rapporto con un richiedente asilo. Occorre che ci sia un stretto rapporto con le associazioni che esaminano le procedure, le pratiche, come in questo caso, un grande sforzo di documentazione e di aggiornamento, perché l'aggiornamento in certi casi è veramente da fare, diciamo, quasi di giorno in giorno, perché non basta avere un quadro di una situazione, per esempio di una legislazione di un certo paese. Le legislazioni cambiano continuamente, come cambiano i regimi politici, come cambiano o peggiorano, spesso qualche volta migliorano, le situazioni di richiedenti asilo nel loro paese, anche dal punto di vista delle legislazioni omofobiche. Credo che appunto ci sia una necessità di grande umiltà nel rapporto con il richiedente asilo e anche una grande disponibilità di tempo che non sempre è possibile in uno studio legale, soprattutto quando la remunerazione di questo tempo è pari a zero o sostanzialmente vicina a zero. Oltretutto la presenza di un richiedente asilo richiede una grande, appunto, delicatezza di tratto, di rapporto. Richiede per esempio da parte del legale, secondo me, almeno questa è stata un po' la mia impressione nei casi che ho affrontato, nel caso di richiedenti asilo per motivo di LGBT, una questione di intuizione, anche perché spesso, e questo è il problema che io pongo anche molto, è che noi avvocati arriviamo a conoscenza di un richiedente asilo in questa materia. Raramente purtroppo arriviamo a conoscenza perché ci viene trasmesso, come è stato in alcuni casi, da parte di associazioni che hanno già istruito la pratica, ma intercettiamo un possibile richiedente asilo in una fase totalmente diversa e altra, cioè in una fase penale, parlo da penalista, oppure in una fase comunque di un procedimento di tutt'altro tipo, espulsione, può essere un trattenimento al CIE, può essere un altro caso di qualunque genere. Cioè in un caso nel quale la qualità della persona è assolutamente neutra, non conosciamo affatto qual è la persona. E allora, proprio perché gli stereotipi tra l'altro non valgono, non solo sono ingiusti, ma non valgono nemmeno, è molto difficile intercettare, tanto più è molto difficile intuire che un certo soggetto, uomo o donna, sia portatore di un particolare problema che possa dar luogo a una possibile richiesta di asilo per questo tipo di motivo. Quindi la difficoltà enorme e anche la difficoltà
che io ho avuto personalmente nel chiedere la prima volta a questo mio cliente, primo cliente, che era un personaggio assolutamente non aveva nessun, non mi ha raccontato nulla della sua vita che potesse dar luogo a pensare che era persona omosessuale, intuire vagamente che poteva essere omosessuale solo perché chi me l'aveva presentato, mandato, era un amico giornalista omosessuale. Ma solo in questo senso, e allora mi è scattato questa molla, questa idea che potesse, e da lì poteva nascere una possibilità di utilizzare positivamente questa sua inclinazione per ottenergli in questo caso un vantaggio, anche perché anche qui nasceva non da altre cose se non da una espulsione. Quindi noi purtroppo gli avvocati spesso intercettano questi casi soltanto in una fase delicata e anche molto contrastante, molto così, quella dell'espulsione, quella del processo penale, nel quale gli stranieri, come voi sapete, sono stritolati in maniera incredibile. Quindi anche da questo punto di vista, per l'avvocato certamente non è facile far emergere tutto questo, e l'unico sistema che io vedo è un contatto costante con le associazioni sul territorio che sono addette, che sono note per tutelare questo tipo di soggetti, perché in questo caso è allora fattibile, con un dialogo a due, cercare di far esprimere lo straniero nel migliore dei modi, e quindi permettere al richiedente asilo, a quello che non sa nemmeno di essere un richiedente asilo, ma che lo è potenzialmente, di far emergere questa sua potenzialità. Grazie. Grazie, devo dire che condivido l'opinione secondo cui il ruolo dell'avvocato è importante anche in sede di audizione. In questo senso vorrei un po' sfatare una leggenda che sento circolare, che mi è arrivata più volte alle orecchie da parte di associazioni e gruppi. E si dice: ma è meglio non portare l'avvocato in commissione, le commissioni si infastidiscono. Io questa cosa l'ho sentita da più parti e devo dire che non corrisponde all'esperienza delle commissioni, mi pare, ma sicuramente non corrisponde alla mia esperienza. Devo dire che dove c'è la possibilità per la persona di avere un supporto di un legale, ben venga anche davanti alla commissione. Poi non è indispensabile, questo è chiaro, però io credo che sia molto importante, perché consente di dare un supporto psicologico, ma anche di creare eventualmente un clima più idoneo, laddove si riscontri che, ad esempio, per una serie di circostanze l'audizione viene tenuta con modalità che non sono evidentemente adeguate alla situazione di quel momento. Il lavoro da fare è tanto. In una domanda, in questo senso vorrei ricordare un dato che è evidentemente drammatico rispetto ai tempi di lavoro, e cioè il 70%, una fonte dell'UNHCR del 2009 ci dice che il 70% delle domande di asilo vengono presentate da migranti appena sbarcati nel territorio. Questo significa che queste domande sono presentate da soggetti i quali avranno pochissima possibilità di preparare la loro domanda. Questo è un dato molto preoccupante. Ora, c'è comunque lo spazio, anche se siamo un po' oltre l'orario, per eventuali domande o per aprire una discussione su queste ultime relazioni, per cui se qualcuno vuole intervenire, naturalmente siamo qua. Se ci sono. Volevo solo lanciare questa proposta, cioè, visto che un problema valida soprattutto per il discorso dei richiedenti asilo LGBT, ma anche per altre categorie, potrebbe essere una cosa intelligente e valutabile. Valutare un
diciamo, un ausilio sul territorio, cioè come esiste per i minori in altre situazioni completamente diverse il principio dell'affidamento familiare, valutare invece che utilizzare esclusivamente strutture o grandi o gruppi famiglie, quindi strutture diciamo così organizzate, valutare l'affidamento del richiedente asilo che sta attendendo la risposta o che ha appena ottenuto una risposta e già sta cercando un inserimento nel mondo del lavoro, un affidamento presso delle famiglie, presso delle persone che diano la disponibilità ad accogliere queste persone. Quindi una sorta di affidamento familiare, fra virgolette ovviamente, in queste situazioni. Questo garantirebbe sia un inserimento delle persone che hanno dei problemi con persone dello stesso gruppo sociale, quindi LGBT, che potrebbero ricevere violenze in centri, eccetera, sia anche un inserimento e un supporto da parte di persone che, essendo disponibili comunque all'accoglienza, possono costituire un punto di riferimento finché la persona non trova un lavoro e non riesce a sistemarsi e a integrarsi. Buonasera, Cristiana Russo, sono un operatore legale e lavoro nel centro di accoglienza richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, vicino Roma. E, intanto volevo fare qualche riflessione, anche qualche proposta. Intanto una cosa importante, secondo me lo SPRAR ha una responsabilità grossa, politica, di poter fare pressione diciamo sulle modalità di accoglienza, no? Decise poi dal Ministero dell'Interno. Perché lo SPRAR, se diciamo, riuscisse a dimostrare, quindi a rafforzare principalmente gli operatori che lavorano nei vari centri e a dimostrare anche che l'accoglienza integrata ha un successo con dei dati, probabilmente ci sarebbe anche forse una possibilità per il Ministero dell'Interno di mandare i fondi più verso lo SPRAR rispetto ai CARA, ai centri di accoglienza richiedenti asilo. Vabbè. Poi un'altra cosa è l'importanza dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che volevo dire, secondo il mio parere, non sono adatti ad alcune persone, soprattutto il nostro, che è un centro di accoglienza di più di 500 persone, e quindi non solo le persone LGBT, ma anche le donne sole o altre categorie, anche le famiglie, noi abbiamo tante famiglie. E un'altra cosa è l'importanza del lavoro degli operatori legali e degli avvocati, proprio perché penso che all'interno di un CARA, dati i tempi di accoglienza lunghissimi, c'è la possibilità di stabilire quel rapporto di fiducia che è necessario in questi casi. Quindi, come ha detto anche Cristina Franchini, questa formazione, e ringrazio Rete Lenford per questa conferenza, è una formazione che dovrebbe essere fatta per esempio anche agli operatori dei centri di accoglienza, quindi spero che in futuro questa cosa venga fatta. E poi un'altra cosa, appunto, la richiesta, penso, da parte nostra, degli operatori legali. Noi comunque facciamo riferimento anche a un avvocato dell'ASGI che lavora con noi in questo centro di accoglienza, e di poter diciamo lavorare in rete con l'Arci Gay proprio per questi casi. Sì, infatti, diciamo, ecco, questo. Grazie. Sì, veramente a spot. Rispetto, diciamo, all'affidamento familiare, ovviamente le persone sono adulte, no? A parte, diciamo, la situazione dei minori non accompagnati, che è un altro fronte, nel caso di persone adulte le persone scelgono liberamente di stare nello SPRAR o di non stare nello SPRAR, così come scelgono liberamente di trovare altre soluzioni. Questo è un dato di fatto. È anche vero che lo SPRAR ha anche la formula dell'accoglienza esterna, vale a dire che in casi in cui le persone
hanno soluzioni proprio materiali di accoglienza, cioè vivono fisicamente in strutture diverse da quelle dello SPRAR, lo SPRAR, i progetti territoriali dello SPRAR possono supportare queste misure altre con i servizi di orientamento, di assistenza, di informazione. Diciamo, questa è una prassi che viene praticata ed è proprio uno dei una parte grossa del sistema di protezione. Rispetto alle risorse economiche, non so se avete seguito quello che è successo nel 2011, che c'è stata appunto la cosiddetta emergenza Nord Africa. Insisto sul cosiddetta emergenza perché in realtà i numeri non erano poi dei numeri così consistenti, così come all'inizio si pensava. E, insomma, ne sappiamo qualcosa, siamo stati ben strapazzati dall'Unione Europea, no? Rispetto a questa, al termine stesso di emergenza. E inizialmente il commissario delegato per questa la gestione dell'emergenza era il prefetto di Palermo. Successivamente il commissario delegato all'emergenza è stato nominato il capo dipartimento protezione civile e tutta la partita di accoglienza di richiedenti asilo provenienti dal Nord Africa, sostanzialmente dalla Libia principalmente, è gestita con risorse della protezione civile, con una diramazione regionale, cioè ogni regione ha un suo soggetto attuatore di protezione civile e con tanti soggetti in maniera molto capillare su tutto il territorio che realizzano interventi di accoglienza. Sono risorse di protezione civile che non sono andate direttamente allo SPRAR, cioè nel senso, mentre in passato veniva previsto proprio un formale allargamento della rete del sistema di protezione, nel 2011 questo non è stato al momento ancora previsto. È molto difficile riuscire a trasferire i risultati del sistema di protezione, nel senso che con il Ministero dell'Interno c'è uno scambio continuo. C'è uno scambio continuo rispetto proprio anche ai risultati, a quante persone escono dal sistema di protezione con un percorso di inserimento socio-economico avviato, con percorsi di autonomia che si stanno sviluppando, anche persone che scelgono, e a mio avviso è sempre una cosa molto positiva, che scelgono in autonomia di dire no, io nello SPRAR non ci voglio più stare, no? E che scelgono di andare via, e a mio avviso sono ovviamente con le dovute cautele dei singoli casi, però sono anche situazioni positive. E la scelta credo che non dipenda neanche dal Ministero dell'Interno allocare le risorse, nel senso che lo SPRAR è finanziato con il Fondo Nazionale per le Politiche e Servizi all'Asilo, che ha un capitolo di spesa nella legge finanziaria di ogni anno. Quindi credo, e ovviamente le leggi finanziarie, il bilancio di uno Stato traducono in denaro quelle che sono le politiche di un paese. È vero che lo SPRAR allo SPRAR è iniziato con le risorse 8 per 1000 nel 2001, per cui insomma in maniera molto così estemporanea e sperimentale, poi è stato consolidato, è stato riconosciuto dalla legge 189 del 2002, ha un fondo che lo può sostenere, ma è un fondo che ogni anno deve essere vigilato dal Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione, che ha la competenza dello SPRAR, deve essere molto vigilato con grande attenzione, perché è un fondo che può essere scippato da un momento all'altro, ridimensionato anche in maniera molto, molto consistente. È veramente molto difficile fare lobby sull'accoglienza. Lo SPRAR stesso, che ha tante anime, gli enti locali, le associazioni, lo fa. Credo che nel 2011 si sia verificata una situazione in cui tante realtà, anche molto lontane dallo SPRAR, si siano strette intorno allo SPRAR per rinforzare il concetto dell'allargamento della rete, un potenziamento della rete. La lobby deve essere fatta in maniera molto, molto diffusa, anche da avvocati, da altre associazioni, in maniera molto sostanziosa. Solo una parola. Relativamente alle reti, a creare una rete, uno degli obiettivi di questa conferenza è lanciare l'esigenza e anche lanciare l'idea di reti di supporto. Ce ne sono tante per i richiedenti asilo LGBT,
per cui è un invito che accogliamo volentieri sia come Rete Lanford sia come Arcigay. Potete contattarci, saremo molto felici non solo di eventualmente lavorare su casi specifici, ma anche, che sarebbe la cosa più auspicabile, di fornire per quanto possiamo l'aiuto per la creazione di gruppi in altre parti d'Italia, soprattutto al sud Italia o comunque dove ci sono richiedenti asilo, e questo è uno proprio degli obiettivi della conferenza. E chiudiamo ora i lavori, che è accaduto a Palermo in questi giorni con la creazione di un fondo. Mi dispiace, mi scuso con tutti i relatori per aver tagliato le loro relazioni, ma perché erano molto interessanti, avrei voluto che tutti potessero parlare più a lungo, i tempi però non lo consentivano. Do di nuovo la parola al presidente Antonio Rotelli per i saluti finali. Grazie, io rubo soltanto un minuto perché abbiamo davvero sforato. E il primo ringraziamento va a tutti i relatori per il grande contributo che hanno dato. Il ringraziamento va a Walid e alla ragazza transessuale Ilaria che ci hanno portato la loro testimonianza, che ho trovato molto toccante. E un ringraziamento a tutti voi che avete partecipato e un ringraziamento ad Avvocatura per i diritti LGBT Rete Lanford che questo evento ha organizzato e che mi trovo a rappresentare. Noi riteniamo con la nostra attività di poter dare un contributo, dimostrare quanto importante sia l'impegno civile degli avvocati in Italia e quanto importante possa essere il ruolo degli avvocati, per esempio in una materia come quella che abbiamo sviscerato in questi due giorni, contributo nella costruzione di reti, miglioramento delle prassi o costruzione di prassi laddove non esistono. E quindi un ringraziamento va anche a tutti gli enti e le associazioni che hanno creduto in questo nostro progetto, in questo nostro convegno, ci hanno aiutato a costruirlo, oggi sono qua e spero che quello che si è fatto in questi due giorni appunto sia l'inizio e il consolidamento, l'inizio del consolidamento di un rapporto e del miglioramento della situazione in Italia per tutte le persone richiedenti asilo. Vi ringrazio, do solo un'informazione di servizio. Tutti i soci dell'associazione sono pregati di andare velocemente al ristorante perché subito dopo abbiamo l'assemblea dei soci. E mi dispiace, siamo un po' come un gruppo Valtour, per cui spostati di qua e di là. Per tutti gli altri, se vogliono, abbiamo una convenzione con la trattoria Biondo, il pranzo costa 15 euro, se volete venire, chi già non viene perché sapeva questa cosa, basta che diciate che avete partecipato a questo convegno, siete là per il convegno di Rete Lanford. Ci seguite, la trattoria non è lontana di qua, 7 minuti, 8 minuti. L'assemblea dei soci è all'Hotel Plaza, dove credo quasi tutti siamo alloggiati. Vi ringrazio.